Essendo che sono da solo mi sto abbastanza spaventando già adesso. Sono in mezzo a niente e in teoria la posizione mi dice andare in mezzo a questo bosco. Oh, c'ho una paura assurda, raga. Oh! Ok, qua ci sono tipo delle coperte. Sì. Meglio che esco, raga. Bene, siamo arrivati al punto che oggi andrò a fare la mia prima esplorazione da solo, senza nessuno, io e basta. Perché? Perché Amir sta tornando adesso da Torino, quindi arriverebbe troppo tardi e ci serve il video per mercoledì perché nel weekend siamo via. Quindi dove ho deciso di andare? Andrò in questo posto che mi ha consigliato questo ragazzo, che è vicino a casa mia. È un fortino austriaco che si trova sopra una collinetta che abbiamo qua a Verona, ovvero le Torricelle, dove mi è stato segnalato che c'è questo posto, però è in mezzo al bosco ed è difficile da trovare. Lo so, sono un pazzo. Andare nel bosco di notte da solo non è il massimo. Ma perché ho deciso di far questo? Perché è il posto più vicino e posso raggiungerlo tranquillamente, e se ho problemi o qualcosa sono vicino a casa. Quindi ho deciso di prendere tutte le mie attrezzature e andare a vedere questo posto. Andiamo, raga, non vogliamo niente. Raga, ho appena fatto benzina, volevo fare un ultimo check per vedere se avevo tutto, torcia, tutto quanto, perché essendo che sono da solo mi sto abbastanza spaventando già adesso, figuratevi là in mezzo al niente. Volevo vedere se avevo tutto. Lo zaino. Allora, torcia, coso di zanzare che non fa mai male. Aspettate un attimo, richiudiamo. Torcia, coso di zanzare, microfoni, tre piedi e direi che abbiamo tutto, perfetto. No, non mi ricordavo se avessi preso la torcia, invece ce l'ho. Sono molto agitato. Comunque, ragazzi, vi sto aggiornando man mano anche su Instagram, quindi mi raccomando, è fondamentale che ci andate a seguire su Instagram. Purtroppo oggi non c'è Amir, quindi pubblicherò solo io le storie e vi sto aggiornando lì man mano per vedere come va le cose, perché essendo che sono da solo sono abbastanza preoccupato. Ho già detto ai miei genitori che se entro le 11 non torno a casa di chiamarmi, perché sono le 21:02. Let's go, andiamo. Manca pochissimo. Sono appena arrivato sul posto, mi sto cacando sotto. Prendiamo lo zaino, vi faccio vedere dove mi trovo. Cioè, la torcia che mi già tolto, eccola qua. Ah. Allora, raga, praticamente, cioè, vedete? Sono in mezzo a niente. Sono in mezzo a niente e in teoria la posizione mi dice andare in mezzo a questo bosco. Sono abbastanza in ansia perché non so cosa aspettarmi. Quindi adesso vediamo. Un po' di ansia. Però anche la torcia è abbastanza scarica. Questo non mi ferma, raga. Io vi devo portare il video. C'ho abbastanza ansia però. Andiamo, raga. C'ho abbastanza paura. Adesso, raga, io non so minimamente dove andare. Di qua, verso di qua. Non so se è di qua. Allora, il ragazzo mi ha detto che è tipo in mezzo al bosco. Ok, forse l'ho trovato, raga, però non so se è di qua. C'ho paura. Avevo capito bene come mi ha detto il ragazzo. Devo stare attento, raga, perché è un attimo che mi piglio in qualcosa. C'ho una paura, raga. Oh, oh, ramo. Ma dove sto andando? Di qua? Io, raga, non so minimamente dove sono. Ok. Qua c'è un sentiero. Qua c'è anche di qua. Ah, ok, là si esce, fantastico. Abbiamo una via d'uscita. Di qua. Ok. Ho una paura assurda. Oh. Raga, c'ho una paura pazzesca.
Ok, le storie su Instagram se non le faccio, meglio che riprendo tutto. Magari prenderò qualche pezzettone dopo, non sono a casa. Io ho paura che magari tipo mi salta fuori qualche animale. Cos'è lì? Non capisco, mi sa che è una struttura, forse l'abbiamo trovato. Oh, c'ho una paura assurda, raga. Oh! Non so se veniva da dove devo andare. Ok. C'ho paura. Oh mio Dio. Non so se questa è la struttura. Ok, qua ci sono tipo delle coperte. C'ho anche la torcia che è mezza scarica. Ok, forse è di qua tutto. Sta anche iniziando a piovere, male, male. Ok, non so se devo andare di qua. Proviamo ad andare di qua. Ragazzi, non fate esplorazioni notturne da soli. Sì, sta iniziando a piovere. Oh, stavo inciampando. Mannaggia. Sta iniziando a piovere, anche forte. Qua mi sa che non è. Perché qua si va in strada. Quindi ho sbagliato. Io spero, raga, che capiate quanto cavolo sono in ansia. In questo momento c'ho anche la torcia mezza scarica. Ok, quindi ritorniamo indietro perché... Ok. Marco, è la pioggia, non ti preoccupare. Tornerai indietro. Ok, mi sei arrivata una macchina. Ok, mi sei arrivata una macchina. Sentire dai sassolini, dovrebbe essere di qua. Ah, eccola qua. Sì, era questa. Sì. Ok, non è un bene che è chiuso così. Abbastanza pericoloso. Ok, raga, è questa. Devo stare attento ai buchi. Devo ricordarmi, Marco, che sei da solo. Non aver paura. Marco, non esiste niente. Di qua si va su. Ah, questa dovrebbe essere l'anticamera. Ok, ci sono bottiglie di vetro, ok. Io non so minimamente dove sto andando, eh. Ok, molto male. Molto male, è chiuso. No, cosa c'è? Si passa?
Di là si passa. Aspettate, vediamo se riesco. Ok. Sono un pazzo, raga. Non so minimamente cosa io stia facendo. Ci sono solo delle persone venute qua. Nel prossimo episodio. Meglio che esco, raga. C'è un'altra struttura. Ma io voglio andarvene via. Sì, dai, la struttura di prima. No, no. Cos'è sta roba? Ciao. Io faccio video urbex. Cos'è urbex? Ma ti ha mandato Zezab? Lei abita qua? Io vengo qua perché devo farmi roba. Non fumi? No, non fumo. Vuoi un tiro di coca? No, non cerco droga. No, guarda. Scusa il disturbo.